Ok, questo è l'ultimo shot che faccio con la ZV-10. Sto usando la lente Canon 50 mm f1.8 STM abbinata alla Speed Booster Viltrox e F-E Mark II, la seconda versione. Sto per vendere la Sony ZV-10, come potete sentire le ragioni di questa mia scelta nel podcast dedicato che ho pubblicato sul canale. E niente, questa è la solita ripresa che ho sempre fatto con i fiori del mio salotto. E vi mostro a F8 come si vede il background. E a F1.3 tramite lo speed booster. Ecco qui, schiacciamo il tasto di focus con la ZV10 e voilà! Vedete? Ora si vede il background attorno e ora non si vede più. Noi ci focalizziamo solo sui fiori. Sto usando l'Active Stabilization, cioè la stabilizzazione attiva elettronica che fa un crop del 40%. Niente, mi piace, mi sta piacendo questa. Ora sto aggiustando il focus con l'anello del fuoco, the focus ring. Ecco, a me vengono in mente i termini in inglese meno in italiano. Come potete vedere, sta giusto il fuoco. Ora mi sto concentrando su quello che è lontano e ora su ciò che è presente, cioè su ciò che è vicino. Mi sta piacendo. Quindi perché vendo la ZV-10? Perché posso fare tutto questo con Fuji, con dei colori migliori. Qui ho messo il bilanciamento del bianco. Qui ho messo il bilanciamento del bianco a daylight, luce diurna, per così dire. E non lo so, mi sta piacendo davvero tanto, cioè quasi quasi mi devo chiedere in piangere la mia scelta di vendere la ZV-10, ma dopo che anche si è rotta, si sono inceppati i motori della Kit Lens, io ho avuto un modo. Devo cercare di vendere adesso la ZV-10 per prima che esca fuori il modello successivo, cioè la Mark II della ZV-10, che potrebbe uscire quest'anno o l'anno prossimo. Di conseguenza io mi ritrovo a compiere questa scelta difficile, perché alla fine ho imparato a usare bene questa fotocamera e ho imparato a non aspettarmi più di quello che può fare. E addirittura tutto questo non è neanche male, no? Questa ripresa non è da buttare. Ora usiamo il filtro ND variabile per mettere in risalto i colori e la luminosità. Come vedete, tac. Abbassiamo la luminosità. Ed ecco qui. Mi ero dimenticato di dirvi che sto usando anche i filtri soft e strong abbinati insieme della Walking Way. Praticamente sono dei white mist. E nulla, mi piace un sacco, ma con Fuji sono sicuro che con le simulazioni pellicola avremo qualcosa di ancora migliore. E ho bisogno del capitale, del capitale, non capitale sociale, ma del capitale da investire in tutto questo. Perciò io ho bisogno di investire di nuovo il denaro che ricaverò da questa vendita. E per fare ciò io devo indubbiamente mettermi all'opera. E quindi investire il denaro necessario. Quello che voglio fare io è ottenere innanzitutto il budget e poi capire esattamente quali fotocamere o videocamere acquistare. Sono un po' indeciso tra queste. Allora, la Sony ZV-1F, che è praticamente la Sony ZV-1F. Praticamente è quella, come dire, è la compatta di casa Sony, la piccolina.
quella con la lente fissa da 20 mm. Poi c'è l'altra che è la Fujifilm XS10, mi è sempre piaciuta e vorrei acquistarla insieme alla Fujifilm XT30 Mark II. Ma prima voglio vedere se mi piacciono la Fujifilm XT50 che arriverà e la XS30 che arriverà fra un paio d'anni, penso, spero. E cos'altro? Mi piacerebbe anche avere la Canon R5C, però una Mark II dove ci siano filtri ND integrati, magari l'8K a 120 fps, sarebbe molto figo, 4K a 240 fps e in slow motion ovviamente, e la stabilizzazione, ecco, a 8 assi, un po' come quella della R5. Vediamo cosa, oltre a qualche megapixel in più, vediamo cosa ci riserva il futuro, perché anche la Sony Alpha A1 dovrebbe uscire la Mark II. Stiamo a vedere la Mark II se arriva o meno. Cos'altro? Perché io poi full frame non ne ho mai avute, so che sono molto costose e ingombranti. Io per questo dico la Sony ZV-1F con l'ascensore da un pollice per evitare, no, tutto questo ingombro. Quando vado in giro porto in giro la vlogcam piccolina che funziona, che non ti delude e ti dà qualche risultato carino con la lente ultra grandangolare equivalente 20 mm full frame, cioè 14 mm APS-C, cioè quello che è. È carina. Cos'altro? Sto pensando. Cos'altro? La. Ah sì. La Pocket Cinema Camera 4K di Blackmagic non mi è mai dispiaciuta. Ma quel sensore micro 4 terzi non promette un bel bokeh, io non voglio prendere altri speed booster. Quello che sto già usando mi sta distruggendo, consumando la batteria della Sony, della ZV-10. E in più fa, non lo so, un ingombro, un peso maggiore. Poi, mettendo a confronto la Canon R5C con la Blackmagic Cinema 4K, insomma, capite che abbiamo frame rate, risoluzioni, così come bitrate diversi. Insomma, la Canon R5C poi è un full frame, porca puttana, è un mostro. Quella camera, se avesse stabilizzazione e filtri ND integrati, porca puttana, la userei un casino. Solo che, giustamente, l'hanno fatta così per mantenere a galla la C70. Madre, io non so più cosa pensare, cioè vorremmo il mondo, ma alla fine per cosa devo usarli io? La gente mi chiede, ma tu che cazzo, perché cazzo vuoi usare queste fotocamere, tutto questo arsenale? Ora voglio, mi sono anche messo in testa di acquistare la Blackmagic Atem Mini Pro, il coso per lo streaming, il video switcher, quella sorta di mixer video che permette di fare più inquadrature nello stesso momento, per così dire. Avete presenti i vari angoli di ripresa? Li fai da solo perché sei seduto davanti alla scrivania e schiacci qualcosa e esci fuori praticamente tutto quanto. Cioè, tu gestisci le varie riprese. Ovviamente devi posizionare le fotocamere in varie postazioni, in vari luoghi della stanza, per così dire, e in varie angolature. Per evitare il, come possiamo dire, una live monotona, per così dire, ma anche riprese cinematografiche, insomma, qualcosa di più dinamico, qualcosa di più versatile, qualcosa di più professionale e di più accattivante, ecco. Cos'altro posso dirvi, ragazzi? Quindi questo coso può usare a 4 HDMI entrate, quindi può fare entrare 4 macchinette. Io quindi cosa prenderei? Prenderei la Fujifilm, ora come ora, la XS10, la XT30 Mark II, la Canon R5C Mark II se esistesse, o una Sony Alpha A1 Mark II, perché la Sony non mi ispira particolarmente, ma mi piace un sacco la funzione auto framing, dove ti prende praticamente
croppa l'immagine automaticamente, facendo una sorta di zoom e muovendosi con te in sincronizzazione mentre ti sposti per la stanza, oppure se sei seduto o seduta, ti segue la fotocamera come se ci fosse un operatore a riprenderti. E questo è molto figo. Non è che la fotocamera si alza in piedi e ti segue fisicamente, ma il sensore rileva i tuoi spostamenti perché traccia l'occhio, penso sia così. E poi l'intelligenza artificiale gestite da Sony, non lo so, il progresso che promette Sony mi ha sempre attirato e non poco, anche se giustamente l'arte di Fujifilm e delle riprese lente col fuoco manuale, anche quella mi dà il suo valore, ecco. È tutto qua, ecco, io capisco che mi sto dilungando, sempre con questi fiori che ormai vi avranno stancati, però è sempre meglio che guardare la mia faccia, no? Di conseguenza io cos'altro posso dirvi? Posso dirvi che quattro fotocamere, facendo i seri, ma seriamente, senza straparlare, prenderei la Pocket Cinema Camera 4K della Blackmagic, perché voglio provare un sensore micro 4 terzi e perché la sua pasta mi piace, la pasta dei colori, non troppissimo, però mi piace, insomma, un pochino sul magenta. Poi una Sony ZV-1F come vlog cam e una le due Fujifilm, quindi la X-S10 e la X-T30 Mark II, anche se rinunceremo a un paio di simulazioni in pellicola, ma non è una tragedia perché il prezzo, poi la differenza di prezzo viene investita in lenti carine di TT Artisans, Evin Artisans, Berger e compagnia bella. E così io vorrei concludere questo video in questo modo, mostrandovi la mia faccia, se possibile. Vediamo se questa fotocamerina Sony ZV-10 riesce nel compito. Vediamo, eh. Io ci provo. Apro lo schermo, giro la fotocamera, attento a non schiacciare, mi allontano. E mi si vede? Spero di sì. Ecco, io voglio salutarvi. Spero mi si veda, sto allungando le braccia un casino perché io devo essere lontano dalla fotocamera per essere messo a fuoco. Spero che qualcosa si riesca a capire, porca puttana. Io non so come fare a inquadrarmi bene con questa fotocamera perché io ho la fotocamera in mano, non l'ho messa sul treppiede e questo non è buono perché io devo essere lontano dalla fotocamera per potermi riprendere, ma con la Sony ZV-10 e la lente Canon e questa qua e lo speed booster è pesante, faccio fatica a tenerli in mano, mi sto allungando, come forse riuscite a vedere, io non riesco a vedere bene lo schermo da qua giù. Niente, io sono che Matteo Camarda, insomma, guardate i miei romanzi, aspettate qualcosa su Amazon, presto ritornano. E niente, io vi vorrei salutarvi se riesco a inquadrarmi. Non lo so, rinuncio in partenza. Dovreste riuscire a vedermi. In ogni caso, il mio piano di avere le quattro fotocamere, ecco, mi piace il fatto di poter cambiare angolatura. Il fatto di poter scegliere la Pocket Cinema Camera 4K come mia macchinetta da battaglia per le riprese cinematografiche, la XS10 o una sua alternativa, insomma, della stessa linea, che sia una XS30, così via, per insomma video run and gun, ma nel senso buono, un po' tipo da youtuber, ecco, la fotocamera da youtuber. Poi la XT30 Mark II, o in questo caso, se arriva e se mi convince, la XT50 per foto, proprio per foto.
E la ZV1F, la vlogcam, quella che porti ovunque per fare piccole foto al volo, quella che porti da content creator, che è diverso dallo youtuber, streamer, insomma queste cose. La ZV1F sarebbe la portatile, la tascabile che io mi porto ovunque. Una volta mi piaceva, sarebbe piaciuto avere la GM1 di Panasonic, ma è una stronzata perché è piccolissima! Onestamente non vale la pena, è troppo vecchia, è carina, sarebbe più un oggetto da collezionismo che un vero prodotto o strumento. Tutto qui. E mio nulla, cos'altro posso dirvi riguardo le mie aspettative fotografiche da videomaker? Che questo video sta diventando... Chissà quanti gigabyte saranno questo 4K downscalato, cioè preso dal 6K del sensore della ZV10. Mi mancherà un pochino tutto questo. Eppure io sono sicuro che... non lo so, dipende anche dal budget, perché io un'altra grande fotocamera che vorrei è il medio formato, vorrei provare la Fujifilm GFX 100 Mark 2, ma in realtà aspettando una Mark 3 per migliorare l'autofocus, la stabilizzazione, magari qualche altra simulazione pellicola se ce l'hanno, perché le aggiungono lì, quello sì che sarebbe un mega investimento. Perché costano un casino le medio formato. Questa, la Mark II costa già circa 8.000 euro solo corpo ed è un suicidio professionale. Io non devo fare video o foto professionali, quindi nessuno mi paga per queste robe. E quindi non ha senso. Non ha senso, non ha senso. Non ha senso, non ha senso. No, non ha senso. E per me ce l'ha invece, perché voglio la qualità. Porca puttana, voglio la qualità. E quindi, una GFX 100 Mark 3, la Sony Alpha A1 Mark 2 e la Canon R5C Mark 2. Porca puttana. Cosa devo fare con questi tre bestioni io? Eh? Farli scontrare? No. No. Devo scegliere uno dei tre. Eh? Non tutti e tre. Il fatto che una non fa una cosa, uno non fa l'altra e un'altra non ne fa un'altra ancora. La Sony A1 Mark II avrà l'autoframing. La Canon R5C Mark II cosa avrà? Un 8K secondo me a 120 fps, porca puttana. E la GFX 100 Mark III potrebbe avere rispetto alle altre, non lo so, a parte il formato più grande che è gigantesco, ma qualche simulazione in pellicola ancora più travolgente e immersiva, non lo so, però... boh, ecco. Cos'altro posso dirvi? Posso dirvi che tutto questo mi lascia grandi speranze. Nel senso che qualcosa prenderò vendendo questa ZV10, ma io onestamente non lo so. Cioè, perché alla fine... L'importante è scattare, insomma, l'importante è avere qualcosa, no? Sì, l'importante è avere qualcosa. L'importante è avere qualcosa per rimanere. Quanto vi mancheranno i miei soliti test, questi qui, eh? Come no? Non raccontatemi balle, so che vi hanno fatto un po' schifo questi test. Speriamo che io stia registrando qualcosa di buono che non sia uno slow motion. Vi immaginate se poi ero nella modalità SMQ di Sony, che quindi non si è sentito un cazzo? No, sto vaneggiando. In ogni caso, tutto ciò che posso magari dirvi per ora riguardo la mia buona volontà. Oh, quel bokeh che io tanto apprezzo. Oh, sì, è un orgasmo vivente questo bokeh. Questo bokeh. Eccolo lì, F8. Oh mio Dio. Quanto adoro il sole morente, il tramonto è per i cantori e il crepuscolo è per i poeti. E niente. Ma cambio casa, questa qua è forse l'ultima inquadratura che faccio da queste parti, che ne so. In ogni caso è l'ultima con questo tipo di bokeh, con questa bellezza. Dei filtri Walking Way del Black Mist. Cos'altro posso dirvi riguardo la mia casa, le mie aspettative? Oh, non lo so. Cos'altro posso dirvi? Posso dirvi che
Beh, posso dirvi che certo che tutto questo mi mancherà, ma che allo stesso tempo non mi mancherà perché si va avanti e quindi c'è sempre bisogno di rinnovarsi, di non restare nello stesso modo. E per concludere posso dirvi che le mie aspettative sono chiarissime, cioè avere una sorta di riconoscimento sociale e civile per il mio operato. In altre parole, al di là del mio ego e più che tenacia o orgoglio, è proprio caparbietà nel voler ottenere qualcosa a tutti i costi, no? Come dire, volevo pubblicare libri, li ho pubblicati con le case editrici, li continuo a pubblicare con self-publishing su Amazon, non mi importa se la gente li legge o meno, io pubblico, produco, porca puttana, la creatività mia è una roba assurda, un vulcano in eruzione perpetua. Bello questo background di focus. Oh sì, bello, 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 bello. Bello, bello, bello. Cos'altro posso dirvi che la mia preoccupazione è che io non riesca poi a dare la priorità a tutte queste fotocamere, cioè io ne compro, non ne comprerò ma vorrei comprarle, eppure non ne sono sicuro perché poi non è basta averne una super figa e usarla. La mia domanda è questa, non basta avere una sola super fotocamera tipo la Canon R5C, o anzi la Sony A1 che già esiste, o almeno aspettando la Mark II in modo che abbia stabilizzazione, autofocus e tutto quanto, senza il bisogno di strafare. Senza il bisogno di strafare, esatto. Non lo so, perché io ne sono abbastanza convinta sotto sotto, eppure però io voglio fare quella storia della live, a quattro fotocamere, a quattro camere, e questa mi intriga assai, il fatto di cambiare angolazione, rendere tutto più dinamico, anche mentre riprendi qualcosa. Per il resto è tutto a posto, nel senso che si va avanti così. E non so cos'altro aggiungere, ragazzi miei, il tramonto sta passando. E io vi saluto nel nome dell'horror, del fantasy e del gotico. Dark Vanities. Ciao.